Che i mestieri manuali siano in crisi non è una novità. Nell'epoca moderna, caratterizzata dalla globalizzazione e dalla meccanizzazione del lavoro, gli artigiani soffrono molto più di altri lavoratori. È per questo che alcuni mestieri rischiano di scomparire. Per evitare l'oblio, sono corsi ai ripari i carrozzieri campani, che puntando sulla qualità e la calmierizzazione dei prezzi, hanno creato un consorzio, il Corimed, presentato sabato dai soci promotori e dal presidente Salvatore Carrella. Corimed sta per Consorzio Autoriparatori del Mediterraneo. Nasce dopo anni di lavoro tra varie carrozzerie. Nasce perché? Perché stiamo cercando di creare un'associazione ed essere uniti per combattere ciò che stiamo trovando come difficoltà da parte delle istituzioni, cioè come si dice a Napoli, una sola noce nel sacco non fa rumore. Quindi, avendo questa associazione, cerchiamo di essere più voci a parlare e farci ascoltare. Sono tante le difficoltà che ogni giorno gli addetti al settore incontrano nello svolgimento della loro attività, come spiega Ciro Ascione, direttore di Corimed. Molte delle difficoltà derivano dalle nuove normative, ma soprattutto dal fatto che le case automobilistiche molto spesso, mettendo sul mercato nuovi modelli, creano delle difficoltà perché utilizzano dei materiali nuovi, innovativi, che non è facile conoscere. Quindi per le autocarrozzerie non è facile adeguarsi ai nuovi sistemi di riparazione. Ecco che il nostro consorzio, il Corimed, ha come un obiettivo fondamentale, che è quello della creazione di un polo formativo attraverso il quale sarà possibile facilitare molto la formazione e creare delle figure professionali molto richieste sul mercato. Il Corimed avrà l'appoggio dell'ICAST Imprese Italia, associazione aderente all'Unione Industriali, che fornirà esperienza e professionalità per la formazione degli aderenti al consorzio. Lo sottolinea Ciro Fiola, presidente di ICAST. Io credo che anziché scomparire, sicuramente questi artigiani, con l'aiuto dell'associazione ICAST Imprese Italia, Unione Industriale di Napoli e Corimed, sicuramente noi gli mettiamo a disposizione tutte le nuove tecnologie per adeguarsi agli eventi futuri, per tentare di farne chiudere quanto meno possibile. Certo, adeguarli, sicuramente adeguarli, perché oggi le norme ambientali sono un po' più restrittive.